È successo di fresco! Ancora tutta la gengiva molle! Senti, con 200 lire ti metto in sesto gli Stefani Rotti, eh? Un beltoso come te ha diritto a dimostrare tutta la fila bianca, no? Come quella dei negri. Magari sei stato per un affare di donne, eh? Donne maritate? Mai più, mai più. Contatta merce pronta che c'è in giro. Ti piacciono le donne, eh? Come a tutti. E forse anche un qualcosetta di più. Cosa devo dirci? Mi monta il sangue alla testa e parto. Ella. Non sente cosa suonano alla radio del bar? Dei miei volenti spiriti. La Traviata del Beppino Verdi. E io sono lo stesso. È un bel cassotto è stato. Da far fuori due denti d'un botto ci vuole un pugno cattivo. Le mani di quel fiol d'un cane erano tenaglie e piene di peli, come le simie del Brasile. Una bestiaccia? Io non so se il marito ci ha tirato un trabocchetto o se all'ultimo momento ha perso la corriera. Il fatto è questo, che ci è entrato in camera all'improvviso, come una belva. Io ero appena seduto sulla sponda del letto, ma la donna era in sottoveste e io stavo palpandole la gamba, così come si fa per giocattolare senza cattiveria. Ti ammasso! Voglio buttarti in strada, cadavere! Io che ti sfamo, così mi ripaghi, mascalzone! E allora, Dracchete, Giulio Toni? No, no. Prima mi ha morsicato l'orecchia. Sa come fanno i meridionali nella cavalleria rusticana? Voleva umiliarmi, capisse? Dato che io ero cameriere e lui il padrone. Non stavamo facendo niente, vero? Eri venuto dal bar a portarmi il tubetto dell'aspirina. Va a dirglielo che avevo mal di testa, va subito! Io per dignità, come se niente fosse stato, mi sono rimesso la giacchetta e sono andato giù, anche per non vedere la signora Elvira, che dalla paura era diventata gialla come il cuscino del letto. Gli ho mostrato il tubetto, per fargli capire che io, a sua moglie, gli volevo portare su solo l'aspirina, come d'accordo. Ma lui comincia a guardarmi storto. Poi mi branca per il petto, come nei film cattivi. E boom, un pugno! Ho sentito il sapore salato del sangue. Dei due denti non ho saputo più niente. Tombe degli avi miei. Via di qua. Che se ti incontro ancora da ste parte te faccio un sfregio. Mi te copo prima che ti tocchi ancora la mia donna. Chi ti credi di incantare, i serpenti con quel muso da mona? Poi mi ha dato anche i soldi della paga, dicendomi, tieni le tue palanche rubate. Così davanti a tutti, come se fosse nella Traviata. E vesti la giuba e la faccia in farina. A me è successo come la tragedia lirica. Il marito canio si cela e discopre i due amanti traditori nella piazza e zacchete! Giù una cortellata al ganso appena esce dalla folla incuriosita e la tragedia è finita. Baritono De Franceschi, tenore Ismaele Voltolini. Va là che a te è andata meglio. Adesso cosa fai? Disoccupato. Se vuoi un posto, credo che cercano un cameriere all'Hotel Pineta. È un piccolo albergo, ma è solo aperto, sai. Io ho fatto anche la scuola da cameriere, poi ho servito a Padova. Allora cerca del padrone il cavalier Bruson. Sei un po' matto, ma è buono. Benon, allora, 15 giorni, 1000 lire, 39 isei clienti. Oh, ai tempi d'oro del 1936 ne avevo anche 150. Mi conoscenzo, sa. Insomma, devi servire in camera, in sala, servizio bar e fare anche il bagnino. Quando poi alla pina ci cavano il gesso, tu sei libero di andare. Momento, e mai... Mai mostrar paura degli aeroplani, mai, se no i clienti, i scampa. Ehi là! I villeggianti non si toccano mica, capito? Ma, speriamo. Sta tranquillo che qua non viene a bombardare, che ha paura di ste vecce. Te che hai visto che cimitero? Clienti da schifo.
tutte piene di cipi anche in spiaggia, tete pendenti fino al bonigolo, chiappe distrutte dalla guerra 15-18, un vero disastro. Quella no però. L'unica potabile, anche se un fiamma grotta. Oh, strega che rossa, come la vampa del trovatore. Ti sai che quella là con la scusa di pescare l'aga passato tutta la notte coi marinai? La sei tornata in albergo stracca e disfatta. Te vedessi, coi lividi sulle gambe. L'aga la camera numero 19. Camera 19, certo. È un numero che mi piace. Quando che al tramonto andai a spegnere gli ombrelloni sulla spiaggia, mi venne incontro il cavalier Bruson e mi disse che bisognava fare una festa per tenere su il morale dei villeggianti. Un ballo in maschera, così mi disse, perché in casa c'erano tanti vestiti da sera, frac e sete lasciati in pegno da una compagnia di operetta povera in canna che non aveva mai pagato il conto. Un'acqua minerale in camera. Che bella voce, bassa come da mezzo soprano, calda come quella della Pedersini quando che fa Carmen. Ma dilla, ti piace tanto l'opera? Ci vado matto, le conosco tutte a memoria. Lì sì che c'è la vita, mica come nelle canzonette. Versatela voi questa volta. Questa sera non ha mica ballato, signora. Sono venuta al mare per il mare. E giù in sala sembra di fare un bagno turco. Ho bisogno di acqua. E io ce la do. Con quel caldo e la polvere che c'è di sotto, mettersi anche a ballare. A me piace muovermi, andare, venire, stare in costume da bagno 24 ore su 24. Ma qui manca anche il sole. Lei sta molto bene con quel costume. Può darsi, non è l'abito che fa il monaco. Magari sarà la monaca a fare l'abito. Non so se mi spiego. E poi detesto anche la confusione. Neanche a me mi piacciono quelle feste là, signora. Preferisco l'intimità dell'amicizia, come nei duetti delle opere. Ma senza il coro, non so se mi spiego. Lei si spiega. Sotto non la cercheranno mica. Non credo, per adesso. Ha un po' di tempo per me? Chi ha tempo non aspetti tempo. Dammi una sigaretta. Lei è differente dalle altre. C'ha un'attrattiva speciale. E poi parla così bene. E il costume rosso eccita l'occhio. Il costume oggi c'è, domani non c'è più. Se è per questo, lei sta meglio senza. Non vi è nulla di definitivo nella nostra breve esistenza. Quando che parla lei, mi sembra di sentire la Greta Garbo. A pensare che i tedeschi vengono giù dalla Russia per difendere la merda, mi vengono i brividi. Guarda come stai bene. Colore identico, perfetto, eh? Non se ne accorge neanche il Papa che sono denti posticci. Vuoi uno specchio come dal barbiere, eh? Guarda. Guarda che bei. Eh? Mi sembrano perfetti. Sono perfetti. Forse un poco più chiari. Ma perfetti? Il conto, dottore. Quale conto c'ho? Ecco qua. No, grazie, non voglio niente. Manco posso andare via da qua dicendo che non ho guadagnato una Madonna. E tu scappa di qui che ci sarà casino. Dottore, vuole che l'accompagni in qualche posto?
Se deve partire. No, grazie. Stasera telefono mio papà. E domani viene giù lui a prendermi. È medico condotto. Ha ancora l'auto. Sei un vecchio in gamba. Finché dura. E dopo andremo in carrettina. Ciao, Monco. E buona fortuna. Prendetemi l'accappatoio. Sta sul letto. Io ai miei denti ci tengo più di prima. Meglio sconderlo qua, così dopo vengo a prenderlo. Mio Dio, mi pento e mi dolgo di vero cuore di avervi offeso. E non mi ricordo più niente altro. Eccolo, è lui. Ma cosa ti ha morsicato, la tarantola? Mi sembravo Aureliano Pertile nella Manon Lescaut quando grida: «Ah, non vi avvicinate!» Su, su, andate a sedervi nel mio studio, io resto qui. Allora? Siete voi il signor Serbe Panier? Eccomi qua per servirla. Abbiamo ricevuto un fonogramma da Oderzo. Vostra madre è al servizio della contessa Gianna Di Maio? Sì. È molto grave, anzi, è morta. La mamma morta? Come ne andrà a signì? Difficile immaginarla cadavere. Ci si era visti a Pasqua. Stava in salute. Poco più pallida. Forse dentro teneva nascosto qualche male. Magari un timore. Chissà perché non mi viene da piangere. Magari mi capita fra 2 o 3 giorni, come quando è morto di un colpo mio zio Libero, quello che mi ha insegnato a innamorarmi dei libretti delle opere liriche, dove ci sono parole di poesia che entrano nel cuore per sempre. Signorina, forse ci dà fastidio il finestrino aperto? Che buon profumo che ha, come dello zucchero filato che vendono alle sagre. Allarme aereo, meglio far smontare tutti i passeggeri.
è che va lei? A Porto Buffolè? Non conosco. È un paese piccolo come un uovo. È lontano da Villa Di Maio? Non tanto. Lei conosce la cantante, vero? Mi pare. Sì, di nome. Ci avrà mica paura delle bombe, signorina? No. E poi non le ho mai viste. Saranno in pensiero del ritardo a casa sua. Se viene scuro, sì. Che vocina timida che c'ha. Pare un canarino. Così, tra poco non ci si vedrà più noi altri due. È già perché io giro il mondo, però mi piacerebbe di mandarci almeno una cartolina. Senta, signorina, non avrà mica paura di una cartolina? Ma lei è militare? Oh, io di naia ne ho già fatta abbastanza. Perché gira il mondo? Così mi fermo a lavorare dove che mi piace. Che mestiere? Oh, guardi, tassista, impiegato, autista. Ma non ci piace che le mandi una cartolina da Genova o da Napoli per non andare in Sicilia? No, no. Ma no, dai, perché? Mi domanderebbero chi è. A casa sua. Nessuno ci scrive mai cartoline. E se fossi militare, mi farebbe da madrina. Ce n'ho già uno. Ah, vede che con questo qua si scrive. Adesso in Russia non scrive più. Da borghese faceva il falegname. A lei ci piace i falegnami? Non mi piace nessuno. E se fossi tenente? Neanche. No, no, non sono tenente. Mi viene da ridere. Come quando nel Rigoletto il giovane duca, travestito in calzamaglia, va a casa della figlia del buffone e per conquistarla ci racconta di essere un altro. Narra la vicenda di essere un altro. Uno studente universitario che la osserva in chiesa e la ama. Gualtier Maldè, nome di lui sia amato. No, no, neanche se fosse federale di Venezia. Senta, signorina, è mai stata in villeggiatura al mare? Quando avevo 2 anni, a San Pietro in Volta, con la colonia comunale. Ma no, da grande dico io. A Venezia qualche volta. Ma quella è laguna, non è mare. Senta, vuole mica che ci vediamo a Venezia uno di questi giorni qua? L'ultima volta che ci sono andata, il lunedì di Pasqua, ci torno una volta all'anno, con la gita della parrocchia. Ma mancano 8 mesi a Pasqua, non si può mica prima. Mi scusi, io sono arrivata. Allora sono arrivato anch'io. Ma guardi che c'è il mio papà ad aspettarmi. Signorina, mi auguro di rivederla ancora. Per Villa Di Maio. Saranno 2 chilometri, se fa una pertegada, mezz'ora. Sento l'orma dei passi spietati. Lei il padre guardiano? Forza del destinato terzo. Ma io chi sono? Sono suo figlio della Beppina, arrivato per la circostanza. Mi dia a me che porto mia valigia, io sarò stracco, poveretto. Mica tanto, cosa vuole sempre? In corriera o sul caretto? L'ha fatto una morte da santa. Ecco. Questa sera che sarai a veglia con le amiche, veglierà anche forse le monache. Ah, quando è così? Sembra che dorma.
Non pareva essa. Non potevo riconoscerla se la incontravo per strada. Come si fa a riconoscere la sua mamma? Se è sempre stata una bella donna, robusta e alta, le ganasse tonde da sana, i capelli neri. E adesso ti presentano una vecchia lunga e secca, uno scheletro giallo. Quando è che la seppelliscono? Domattina alle 7. Povera la mia Beppina. Adesso noi andiamo che è tardi. Buonanotte, caro. Notte, notte. Mamma, ascolta. Ti domando scusa se non ho risposto alla cartolina di compleanno. E ti ringrazio che con sacrificio mi hai dato un buon mestiere. È mantenuto bene da bambino. Anche se mi avevi avuto di sfroso quando che prestavi servizio a Padova. Sono un NN. Ma ti ringrazio lo stesso. Un giorno lo incontrerò il mio papà. Tanto lo so chi è quel sfruttatore di donne. Ciao mamma. Ha fatto una morte da santa. Questo me lo ha già detto, ma sono contento lo stesso. In camera sua parlava insieme con Gesù Cristo. Se il avesse sentito le parole che veniva fuori da quella bocca. E la signora vorrei salutarlo se viene con me. La signora Gianna Di Maio. Mi batte sempre il cuore quando che devo incontrare qualche artista del bel canto. E sì che a tavola ne ho servite tante. Anche la Mirna Loi e la Pedersini. Forse per la circostanza dovrei farmi la doccia, cambiarmi, mettermi un poco di brillantina. La signora contessa sta arrivando. Buonasera. Riverisco signora Gianna Di Maio. È stato assai doloroso per tutti. Mi scuso, lei avrà forse sentito una musica poco adatta a una serata triste come questa. Cosa vuole? Anche nella Tosca muoiono tutti quanti. Abbiamo così poco tempo. Il teatro che costa, una mezza orchestra, l'oscuramento. Così ho preferito fare le ultime prove al pianoforte in casa. Grazie per quello che ha fatto, signora Gianna Di Maio. Di non aver voluto che mia mamma morisse in ospedale, ma qui, nella villa. Lei le assomiglia molto. Cose che capitano ai vivi. Ha cenato? No, mi ho dismenticato. Vuoi accompagnarlo in cucina? Senz'altro, signora, è tutto pronto, anche la camera da letto. Desidera vegliare? Cosa serve? A mezzanotte vengono le suore, fino alle 6. Ah, giusto. Se vengono le suore. Alle 6. Sì. Veglio. Alle 6, fino alle 6, con le suore. Con le suore fino alle 6. Come va quel pasto, eh? Benissimo. Anche a Puccini ci piaceva il tonno con le cipolle. Così mi ha sempre contato. C'è mica anche un'ombretta, per caso? Io ne dago una dalla borsa che mi tengo da parte per me. Eccola qua. Che musica, eh? È un gramofono o cosa? La signora! Canta e anche suona. E sei una vera artista, sa, completa. C'è tanta di quella cipolla qua dentro
che a baciare una donna la fulmino come con la scossa elettrica. Era proprio una gran brava donna. Così è il destino. Chi muore giace e chi vive si dà pace. Sa che abbiamo dovuto avvertire la stazione dei carabinieri per trovarla. Ma lei non è sotto le armi. Esente, per via del dito. E dove lavora? Lavoravo in un alberghetto vicino al mare. Ma adesso vanno via tutti. Io ero addetto ai servizi. Cameriere, allora? Eh sì, senza offesa. E guida anche la macchina? Certo, cameriere e autista. Questo quello per me pari sono a guardar. Come dice il duca di Mantova, ne è vero. Se vuole può fermarsi in villa, da fare ce n'è. E da lì nessuno scappa. Essere al servizio di una grande cantante mi riempie il cuore di orgoglio. Se poi c'è anche da portare l'auto. Ne ho due. Finché dura il permesso della prefettura. Ma lei è giovane e le piace l'opera lirica. L'opera. Di quell'amor che palpito, dell'universo, dell'universo intero, misterioso, misterioso altero. Vai, vai, Serve aiuto? Oh no, grazie, per tornare al Bacativa basto da solo. Come vai, caro? Dopo la dormita mi sento meglio. Qua aria buona che sei, se dorme da Dio. Mi ha svegliato un bel canto. Qua si sente cantare sempre, caro. E la signora si esercita ogni mattina, perché tra 5 giorni la gara è opera, sai. Ma non si era ritirata dalle scene? Sei matto? Ehi! Se ti accavi la musica, ti accavi tutto. È ancora bravissima. Certi fiati. È una robustezza ancora da giovane. Senti, ascolta Luigi. Pensi che più tardi ci posso parlare alla signora se non disturbo? Dopo mangiato viene sempre giù in giardino, prima del piso. Ci parlerò allora quando che viene. Mi fa una certa suggestione. Guarda che alle 12:30 si mangia, Alla precisione, vicino alla cucina c'è sempre pronta la tavola per noi altri di bassa forza. Quanti è che siamo? Dunque, mica faccio i lavori grossi, è Lucia per la cucina, una volta che c'era la povera Beppina. Quando ce n'è bisogno viene fuori dal paese un autista per accompagnare la signora, a noleggio, Ma adesso ci sei te se ti combini di fermarti. Si sta bene qua in confidenza. Guarda, per la verità, stipendio pochetto. Che di aumentarlo neanche a parlargene per scherzo. Però se trattai da cristiani. Mi son qua da 24 anni che già usai il servizio del suo povero Mario. È vedova. Vedova. E come? Chi sei o quello? È il maestro che te li passa le opera tutte le mattine. E quando che viene l'allarme aereo, cos'è che fate qua? Acqua fresca, se va da Panaria per vedersi che siete i motori e basta. Ci fa mica senso dormire nella camera qua della povera Beppina? No, è bello grande qua. Con licenza parlando, il gabinetto è là in fondo al corridoio e il lavabo è là. Benissimo. E in sta scatola qua, Ghesetti. Tutta la roba che Gala se ha la sua povera mamma. Se vuol controllare, non manca mica niente. Ma no, più tardi. Sono contenta che sia contento. Sa quasi tutto quanto grando. Ste ville venete antiche. Chissà da quanto, prima che mi nascesse.
Mi scusi, è l'abitudine. Passavo sempre dalla povera Beppina. Ha pranzato? Tutto bene, grazie tante. Mi fa piacere. Ha portato la sua tessera nonaria, spero. L'ho già data in mano alla cuoca, signora. Allora cosa ha deciso? Signora, se ci vado bene, eccomi qua. Se non proviamo, non possiamo mai sapere. Per prima cosa mi raccomando che in villa non vengano mai lasciate le finestre aperte. Come lei sa, sono cantante e le correnti d'aria mi fanno male alla gola. Ho inteso prima che cantava di nuovo la Tosca, se mi permette. Le piace la musica? Ho sentito circa 23 opere. Sono un intenditore. Domenica sera c'è la Tosca, al Verdi di Padova. Per i feriti. Il ricavato per i feriti, intendo dire. Accompagnandomi con la macchina, se vuole, può vedere lo spettacolo. Sarò molto contento se ci sono dei bravi artisti. Io la Tosca l'ho già sentita 2 anni fa, con Merli e la Bianca Scacciati. Povera Bianca. Allora ho capito subito che era meglio non nominarci le altre artiste. Con artisti come lei, io che sono un impresario di Milano, mi stancherei di contare i soldi. Teatro esaurito. Ci sono il prefetto, il podestà, tutti. Ha persino telegrafato Carlo Alberto Cappelli. Bisogna cantare di più, cara mia Gianna, perché di soprani come lei ce ne pochi. Mi aspetti fuori e si preoccupi delle autorità. Troppo giusto. Torno a baciarle la mano prima dell'inizio. Chiuda, ma non si allontani troppo, potrei avere bisogno. Auguri, Gianna. Senta lei. Ha bisogno di qualcosa, signora? Sì, non riesco a chiudere il vestito, mi dia una mano. Ecco, i ganci dietro, per favore. Faccia piano. Grazie. Le sarte sono un lusso che gli impresari non vogliono più permettersi. Vada in platea e tenga le orecchie ben aperte. Mi piace sapere cosa dice il pubblico. Sarò come Spoletta, uno sbirro amico però, ma pronto a denunciare chi non farà gli applausi come si deve. Ma saranno tutti assolti. E poi, con una Tosca come lei, è difficile non sbattere le mani. Vada, che è tardi. Vado, vado, anche se presto. Corpo, signorina, mi scusi, è vero, se l'importuno nel momento delicato prima dell'opera. Lei è mica del corteo che entra col vescovo? Mi sì, e lei? Ah, io sono qua per via della contessa Di Maio, che sono il suo autista. E mi ha anche detto di stare attento se la voce va bene, perché sono un intenditore. Certo che anche se la voce non è più quella di una volta, è un gran bel canto il suo. Basta ascoltare i vocalizzi. Se perre, altro che... Ma lei non ha neanche il cappello. Non lo sa che per le donne è obbligatorio portarlo in chiesa? Oh, Maria Vergine,
Me lo sono desmentegato su nel camerone. Se se ne accorge il direttore mi mette anche la multa. Perché quello là ci prende gusto quando sbagliamo. Ah, lo può andare a prendere. Manca ancora qualche minuto all'inizio del primo atto. Se vuole l'accompagno. Così facciamo prima a trovarlo, no? In due si cerca meglio. Terzo segnale! Svinto! Non c'è mica furia. Tanto il corteo entra alla fine, no? E dove sarà nascosto? Lara! 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 Ma cosa c'entra il Rigoletto? Chissà dove me l'avranno nascosto. Sarà stato sicuramente quel mona de Luigi, che per farmi arrabbiare c'è solo lui a sto mondo. Di quelle trine more vide. Guardi, mi fa anche sbagliare l'opera. Signora, quando ti accredessimo pronti, potremo andare. Scommettiamo che è questo. Ma dove ti va, mona più del Luigi? Ma sei tardi, dai. E adesso vieni a prenderlo. Ma dai, Sempio, che non ti sei altro, che fra poco parte il corteo. Ma dove ti sei sconto? Vieni, il cappel ti dono. Ma ti sei proprio matto. Vieni, stai buona, che c'è un calore addosso che qualcuno dovrà pur spegnerlo. Via dal divano, via tutto. Era meglio se facevi la danza delle ore. Col tutù era più comodo. Che se tempo? Una cosa veloce, a scottadito. Piacere Bagliati. Senti come che canta bene. Lo vorrei sentire a cantare una furtiva lacrima io quello lì. Ci rimane a metà se non usa il falsettone come fa Beniamino. Ma ti sei proprio matto per l'opera. Attenzione, attenzione. Sì, ma anche per le morone come te. Il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, presentate da sua eccellenza il cavalier Benito Mussolini. Ed ha nominato capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, il cavalier maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Nell'ora solenne che incombe sui destini della patria, ognuno riprende il suo posto di dovere, di fede e di combattimento. Nessuna deviazione deve essere tollerata, nessuna recriminazione... Ostrega, non sarà mica il duce? E chi vuoi che sia? Ma si hanno detto che è appena cavaliere. Porca vacca che fatto! È il cavalier Benito Mussolini e lui non ce n'è mica di altri. Quanti vuoi che ce ne sia di Beniti? Il mio moroso sia a Verona. Lì non c'è pericolo, vero Gioia? Il tuo moroso i pericoli li corre qua, mi pare. Dai che ora, tu per il corteo e io per andare a dire alla mia signora che il pubblico era proprio entusiasta di lei. E mi detti? C'è sta una dimissione spontanea o cosa? Ma io, museo vivo. Ma non ha una radio, commendatore. Sì, c'è in portineria, ma ha appena finito di trasmettere. Ma comunque è vero. Ah, autentico. È nel giornale dell'EIA. Adesso se piega a parcare il palcone Geravodo. I gerarchi sapeva che già rimpaio qualcosa. Comunque, con tutto quello che è successo, non so se si farà il mattinè per le caserme. Beh, domani. Decidiamo tutto domani.
veramente magnifico. Lei dice magnifico. Ma magnifico non vuol dire molto. I cantanti, le voci, io stessa. Come le siamo sembrati? Sia sincero, io so che se ne intende di opere. Noi cantiamo per gente come lei, mica per il critico del Gazzettino. Senta, signora, il baritono, gran bravo. Voce un poco catarosa, ma bella scena. D'accordo, ha 64 anni. Il tenore un pochetto meglio, anche se nell'acuto la voce gli va un poco indietro e si sente come chiusa in un cassetto. Voce di naso, come i francesi, ma è un bell'uomo e si fa guardare. Figura distinta, in scena cammina con eleganza. Un bravo pittore di chiesa. Ma a lei piacciono gli uomini? Oh, signora, non mi faccia ridere, per carità. E la soprano? Ah, a me mi ha fatto tanta impressione, dico la verità. Anche se io l'avevo sentita una volta sola, alla radio, nel concerto Martini Rossi, confesso. Ma mai ascoltata di persona in teatro. E allora, la scena con Scarpi, al secondo atto? Beh, se ho da dire, a me mi è mancato il fiato. E il terzo atto? Per me, speciale. E la lama? Scusi, non mi rendo conto. Ma il do naturale della lama, l'acuto, insomma. Ah, ottimo, ottimo. Alla fine non era un poco strozzato? Signora, altre tosche così non ne esistono, guardi. Glielo dice uno che se ne intende. Allora, secondo lei, non sono proprio da seppellire. Ah, una tosca più che completa, anche come donna. Molto bella, a vederla da lontano. Da lontano? Tutti noi la si vedeva da lontano. E se non si offende, io l'ho vista anche in camerino, l'ho aiutata. Che giorno è oggi? 25, quasi 26 ormai. Peccato. Forse non ci saranno più repliche della tosca. Maledetta guerra. Maledetta politica. Lei era molto fascista? Cosa vuole? Un poco di guerra l'ho fatta. Per il resto? Per il resto non gliene importa, duce o non duce. Adesso speriamo che vada meglio. Dovrò mettermi dello slow alla caviglia. Forse me la sono slogata cascando da Castel Sant'Angelo. È strano, non mi ricordo mai il suo nome. Seribe. Non l'ho mai sentito. È stato mio zio Libero, che voleva darmi il nome di un grande scrittore che gli piaceva. E ha deciso Scribe, quello che ha scritto l'Adriana Le Courrier. Chiamiamolo Scribe di primo nome e Mosè di secondo, ha detto. Ma siccome che mio zio era miope, ha letto malamente sul libro e ha confuso Scribe con Seribe. Ormai sono Seribe nel municipio e le carte non si cambiano più. Perché? A lei non le piace? Seribe Panier. Bel nome. Amoroso. Sei mia figlia dei faraoni, tu sei la schiava. Tutto perfetto. Hai provato la giacca? È un poco larghetta, ma non se ne accorgerà nessuno dei clienti. Chiamali ospiti, non clienti, ti prego. Quanto sei alto? Alla visita 1,74, diciamo 1,75. So che andrà tutto bene e che mi farete fare un'ottima figura tra cucina e servizio. Signora, adesso vado in paese a prendere i dolci, dopo mi lavo e mi preparo. La corriera con gli ospiti arriva alle 8, lo sai? Sarò puntualissimo a riceverli, signora. Bene.
Buonasera, signorina. Si ricorda mica di me? Mi pare. In corriera 2 settimane fa, dai. Sì, mi ricordo. In cosa la servo? Sono venuta a prendere le torte della Villa Di Maio. Papà, le torte della Contessa Di Maio! Sì, rese pronte. Com'è che si chiama la vostra pasticceria? Pasticceria Laboratorio Zanolla. Allora Zanolla è il vostro nome? Sì. E il suo di lei? Io... Iva. Ha visto che adesso c'è il nome, il cognome e indirizzo. E posso scriverci anche una cartolina, anche se lei non voleva. Ma lei gira ancora il mondo? Boh, adesso starò un po' qua, perché prima di muovermi voglio vedere com'è che va la vita, eh. Specie in bassa Italia, non so se sa quello che succede là, eh. Lo so. E cosa c'è da assaggiare qua per bocca? Solo biscotti? No, ci sono i canoncini freschi. Appena fatti. Me ne dia uno. Se ci danno il permesso di farcene ancora, altrimenti tra poco. Adesso è tutto razionato. Ostia che buoni! Era da un pezzo che non ne mangiavo di così cremosi. Vuole anche una caramella? Non di codicia, mi fa male i denti. Ratafià va bene? Che gusto, eh? Per profumare i fià? No, meglio una menta. Ecco la menta. Sa cosa facevo da bambino? Mia mamma ogni tanto mi portava delle caramelle e mi insegnava di metterle in bocca con la carta e tutto. Così il buon sapore del dolce durava di più. Ne prendo un'altra. Cos'è, una storia da commuoversi? Che io, ci figuri? Ecco qua. Li tenga ben stretti, eh? La contessa manderà i soldi. Il canoncino lo pago io. È omaggio della ditta. Allora tornerò ancora. Un pappa, diceva una comparsa in teatro, un papà solo. Ma quel Verdi lì è figlio di almeno 4 papà. Sì, però le intenzioni di Verdi erano tutte differenti. No, la Toti dal Monte oramai basta. Inciso la Butterfly con Gigli e poi chiuso. E il fascismo per l'opera ha fatto tanto. I gerarchi, prima tutti in palco e poi in letto con le prime donne. Berti le vose da gobo, d'accordo. Ma come interprete teatrale è meglio di Annibale Nicchi. Ostriga! Ma che Nicchi e Maieroni. Parliamo dei Toscanini. Tornerà adesso, no? Non parliamo di politica, eh? Giusto, parliamo di teatro. Ero bambino quando ho sentito Caruso in teatro. E spaccava le lampadine. Ma che lampadine? Quello che spaccava i lampadari era Tamagno. Avanzato niente? Tutti con la gola secca. Ma che ne resterà un poco anche per noi altri, di che la grazia di Dio, no? Ma non preoccupeva, che ghenè per tutti. Ghenè, altro se ghenè. Senti un po', baritono. Com'è che dicevi? Che ti hanno fischiato il prologo dei Pagliacci? Oh, ma non mi sono mica lasciato intimidire, sai. Sono andato avanti verso il proscenio. Ho alzato un dito verso la platea che fischiava e ho detto che tutti sentisse. Ah, fischiate me? Sentirete il tenore! E adesso facciamo un bel brindisi. Libiamo nei lieti cantici che la bellezza infiora. Senti, iva a molarlo in Jugoslavia. Una volta o l'altra è pignata e ne toccano noi altri su a testa. Su, che non bisogna mai chiamare disgrazie. Di sera gode, altro che disgrazie. Che par che il signore sia sta contenti. Mangiato, bevuto, cantato, baruffato. Corregliato. Ma adesso che vuole un fia de creanza. Dicevo che scomincia a contraerea, non sentì. Thank you.
Scusi, ho fatto girare un po' il motore, se no diventa pigro. Ho sentito. L'ho mica disturbata? Ho fatto due passi. Quando mi viene il nervosismo alle gambe è meglio che cammini. Ah, che silenzio, dopo la baldoria. Voleva mica fare un giro? Meglio di no a quest'ora. Già, quasi mezzanotte. Ah, eccola che suona. Si ricorda? Nel trovatore, quando che gridano tutti. E mezzanotte allora suonava. Hai tutti i libretti nella memoria, tu. Mi rimangono proprio dentro nella mente, come la musica. Sei fidanzato o sposato? Né questo né quello. Ti va il lavoro? Ah, qua si sta bene. Anche perché qua c'è lei. Ti piace la mia voce? Sì, la voce e il resto. Ti accorgi che mi manchi di rispetto? Non sapevo che dirci a una signora che è bella io ci manco di rispetto. È la verità? Sei un ragazzo. Sì, signore. D'accordo. Riferirò come si conviene. Buongiorno. Chi è che telefona a quest'ora? Qualche grana? Allora, Seribe. Era il segretario di suo zio, il viceprefetto. Oddio, ho già capito. Dice che entro il mese di agosto scade il permesso di circolazione delle auto, ma che ce le lasciano in casa senza sequestrarle per riguardo a lei. Ma che non parli di riguardo, almeno. Le macchine poteva lasciarmele. Vuol dire che andremo a guardarle ogni tanto in garage. Se fa bello, domani andremo a fare una gita al mare. Però voglio alzarmi molto presto, prima del tempo. Alle 7 in punto. Che bello qui, molto più tranquillo che al Lido di Venezia, più rustico. Ha portato il costume? Sì, sono previdente. Anch'io. Seribe! Cosa c'è? Niente, è passato. È il mio primo bagno. Non volevo prendere il sole perché la tosca con la tintarella non sta bene.
Voglio tornarci. Mi ricorda un poco Venezia. Ma io ho fame. Cosa si mangia? Scampi e calamaretti fritti, signora. Benissimo. No, anzi, malissimo. Sono buoni, ma si digeriscono con fatica. Devo stare attenta. Se no mi viene l'affanno. Questo tokai friulano fresco e secco va giù come acqua. Grazie. Grazie. Tua mamma mi parlava spesso di te. Diceva che eri buono, ma un po' male. E c'aveva anche ragione. Perché io andavo in giro e mi dimenticavo di scriverci. Poi lo sa com'è. Uno alla mamma ci pensa di notte, prima di addormentarsi durante le preghiere. Chissà cosa facevi tu di notte. Oh, cosa vuole? Io mi leggevo qualche libretto d'opera, che per me sono anche meglio dei Miserabili, di Victor Hugo. Ma poi, una qualche volta, con licenza parlando, sa com'è la vita. Una ragazza per un poco d'amore, che distende i nervi e fa bene a tutti e due, ne è vero? Se tu fossi tenore non potresti farlo. Perché? Perché i tenori devono stare attenti a tutto. Al mangiare, al bere e anche a quella cosa là. Oh, poveretti, perché? Il diaframma cede, l'acuto si rompe. Come un vaso di Murano che casca per terra. Ah, che roba. Come Barta, insomma, che quando si allena per il Giro d'Italia deve andare in clausura, come dice la Gazzetta. Ah, è una brutta vita senza amore. Io non potrei. Mi viene il mal di testa. Scusi, se mi permetto, ma anche i soprani, sì, dico, devono stare attenti al fatto di quella cosa là. Basta con il vino, fammi portare dell'acqua, ma che sia naturale. Chiedi il conto che sono un po' stanca. Già fatto, signore. Allora quanto ti devo? Niente, lei è mio ospite, se non si offende. E mi scusi per la confidenza. Perché devo essere tua ospite? Non so mica, oggi mi sento come in vacanza. E poi, con una signora come lei, uno si sente cavaliere anche se è povero, no? Dove vuole andare, signora? Dove vuoi tu? Non voglio sapere. Una sorpresa, purché ci sia l'aria buona. Allora la porto verso il fiume Tagliamento, che è un posto anche poetico, tra le fresche frasche, insomma. Perché ti sei fermato qui? Perché qua non c'è vento. Lei non voleva vento. Ma il Tagliamento non si vede. Se si vuole bisogna andarci a piedi per vederlo. Forse è sbagliato. No, no, è dietro quegli alberi là. Sbagliato a portarmi qui. Questo è un posto d'amorosi. Non da due come noi, se permetti, caro. Scusi, noi altri chi siamo? Normalmente io sono la signora. Sa, oggi è stata una gita. Metti in moto, che è meglio per te. Tu sei giovane. Ti piace parlare, raccontare. Forse un giorno ne parlerai con qualcuno di questo. Di che cosa? Se non è successo niente. Se puoi, caro, parlane in modo gentile. Senza prendermi in giro. Non so se hai capito. Oh, le gocce. Le gocce nella borsetta. Sì, sì, le gocce, le gocce. Direttamente in bocca. Ecco, ecco, ecco. Come spusa di aglio.
Va meglio? Sì, sì, sto bene. Ogni tanto capita. Un'emozione e lui va. Ma il cuore è sano e solo un poco nervoso. E tu cosa hai fatto intanto? L'ho guardata fin tanto che dormiva, signora. Perché? Perché lei ha un viso che mi piace. Bene. Ma adesso devi dimenticare. Lo sai, vero? Non credo che si possa dimenticare una cosa così bella. Vuoi che ti licenzi? Se vuole. Tanto non c'è più i permessi per le macchine. Ma prima voglio regalarle questo. Ma come? Un anello per me? Io le voglio bene dal primo giorno di quando l'ho vista, signora. Oh, stupido. Stupido, stupido. L'ho comprato per lei, ne vero, da un viaggiatore di passaggio che vendeva la roba preziosa degli ebrei. E così ho pensato di farci una specie di impegno d'amore. Giuralo. Giuralo, ti prego. Giuro, giuro. Per me. Per me. Per me. Mio bambino.